Ciao a tutti amici di YouTube, eccoci qua finalmente con un nuovo video sul desktop. Allora, volevo ringraziarvi perché siamo a 1000 qualcosa di iscritti, quindi grazie mille, non pensavo di arrivare così in alto, anche se per alcuni saranno pochi, per me è già moltissimo, anzi non pensavo proprio di arrivare a tanti iscritti. E ringrazio tutte le persone che ogni giorno fanno dei bellissimi commenti sotto ai miei video, quindi grazie mille a tutti. Non voglio prolungare molto e passare subito al tutorial vero e proprio. So che ancora alcune persone non sanno come inserire dei lotti, dei Sims, in The Sims 4. Se volete sapere come scaricare il materiale personalizzato per quanto riguarda vestiti, acconciature per bebè o adulti e cose del genere, vi lascio o in descrizione oppure nella info in alto il video dove appunto vi ho mostrato come scaricare materiale personalizzato per The Sims 4. Oggi andremo a vedere come scaricare i lotti, che sarà la stessa identica cosa per scaricare i Sim. Allora, ci dobbiamo recare sul sito di The Sims Resource, che è un sito molto conosciuto per scaricare le cose per The Sims 4 o quelli precedenti. Andiamo su Downloads, The Sims 4 Lots. Una volta cliccato qui ci appariranno moltissimi lotti, moltissime case create da altre persone che noi possiamo scaricare gratuitamente. Una premessa: per scaricare alcuni lotti vi consiglio sempre di guardare sotto nelle info il game pack, le espansioni che ci vogliono per scaricare un lotto, altrimenti non funzionerà, non vi apparirà, oppure se ne avete diciamo la metà e l'altra metà no, vi usciranno delle sedie mancanti, così così, perché appunto non avrete né gli staff né il game pack, niente. Quindi andiamo a scegliere un lotto, non so, io prendo il primo che capita solo per farvi vedere. Aspettiamo che si carichi. Perfetto, una volta caricato sotto troveremo le info. Allora, vedete qui ci sarà staff pack o gameplay pack e le espansioni. Per questa casa ci vuole usciamo insieme al lavoro e vita in città. Poi qui la mangiamo fuori, vampiri, la spa e questa cosa, non mi ricordo cosa sia, e gli staff pack di romantico, giardini romantici, al cinema, cool kitchen, party, cose così, insomma. Io ho la maggior parte di queste cose, quindi allora, quindi controllate qui, e quello che non avete non vi preoccupate. Se voi non avete proprio niente, cioè se avete solo The Sims 4 base, allora non ve lo consiglio perché spariranno tutti i mobili e niente. Allora, una volta controllato se avete le giuste espansioni, qui ci sono anche le foto per vedere com'è fatta la casetta. Ora, una volta scelta e controllato di avere le dovute espansioni, staff pack, eccetera, andiamo a cliccare download. Come sappiamo dobbiamo aspettare 10 secondi, quindi una volta terminato riprendo il video. Una volta scaricato vi apparirà un file zip qua sotto. Lo andiamo ad aprire, possiamo anche chiudere la pagina web. Vedrete che ci usciranno questi file con numeri e così così. Cosa facciamo? Andiamo ad aprire la cartella Esplora File, la cartella normale, poi andiamo in Documenti, Electronic Arts, The Sims 4, Tray, questa cartella qui. Se non l'avete potete crearla normalmente, funzionerà lo stesso. Quindi Tray, andiamo a cliccare. Invece nella cartella che abbiamo scaricato andiamo a copiare i file, quindi selezioniamo tasto destro copia, poi andiamo su Tray, tasto destro incolla, aspettiamo che, ecco qua,
c'è stata incollata la nostra casa. Ora, per andarla a vedere, dobbiamo aprire The Sims 4. Quindi io apro il gioco e poi riprendo il video. Perfetto, eccoci qua. Ho messo in modalità finestra per far vedere anche a voi. Allora, una volta fatto, andiamo su a giocare, insomma. Andiamo a cliccare. Aspettiamo che carichi. Ok, ho passato un attimo il volume, altrimenti non mi sentivate. Allora, una volta arrivati in una città, andiamo ad aprire la nostra galleria che si trova qui sopra. Anche se avete il gioco craccato, potete aprirla. Andiamo ad aprire. Una volta aperta, andiamo a cliccare la mia biblioteca. Quindi qui troveremo tutte le case che scarichiamo, eccetera. Ecco qui la casa che ho scaricato. Se non la trovate, potete andare avanzate, includi il contenuto personalizzato e vi apparirà. Ora andiamo a cliccare il lotto. E qui ci dice: impossibile collegare il contenuto, è stato creato con una versione più recente del gioco. Ciò significa che non posso collocare il lotto perché non ho le espansioni e le cose disponibili per applicarlo. Quindi, ragazzi, quando avete scelto il lotto, per non dare questo problema, assicuratevi di avere abbastanza pacche, queste cose qui. Quando arrivate sulla mappa, per collocare il lotto basta che qui vi farà puntare la spunta, cliccate e poi dovete selezionare il lotto in cui lo volete, nella città in cui lo volete. Quindi è una cosa facilissima. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei problemi, commentate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!